Puntata alcolica quella odierna, whisky e vodka, vedremo a chi. Poi delle pappardelle al cinghiale, nonna papera scenderà dalla libreria, vedremo dove andrà. E poi le immancabili pestellate. Parliamo di elezioni amministrative 2017, si fanno molti nomi di candidati, le nostre nomination se vogliamo. E allora partiamo con una vodka ghiacciatissima per il professor Francesco Gastaldi, una star ormai dei social, ormai fa le pulci alla sinistra e si propone addirittura come candidato alle prossime amministrative per il Partito Comunista. Pensate, allora gli diamo una vodka ghiacciatissima per il professor Francesco Gastaldi che punge la sinistra. Andiamo avanti e restiamo sempre in tema di amministrative. C'è un duello che fino a poco tempo fa, al quale fino a poco tempo fa non si pensava, una riproposta stagionato come un buon whisky, quello tra Sandro Biasotti e Claudio Burlando, una sfida all'OK Corral che si ripropone, stagionati però i due candidati, anche se per il momento si negano, un buon whisky e ne beviamo un po' magari. Andiamo avanti, il problema dei cinghiali non lo risolve nessuno, non lo risolvono dalla regione, non lo risolve il comune. Allora noi che cosa possiamo fare con questo simpatico peluche di cinghiale? Proporre un po' di pappardelle al sugo di cinghiale per chi non risolve il problema dei cinghiali. E poi del bicarbonato purissimo per le due squadre genovesi, per Genoa e Sampdoria, che non hanno digerito il pan dolce, perché rimaniamo ovviamente a Genova e non parliamo di panettone. Due sconfitte, tante polemiche, l'infortunio a Perin, l'arrabbiatura del presidente Ferrero, bicarbonato per digerire i pasti natalizi. E andiamo avanti, facciamo scendere dalla nostra libreria Nonna Papera. Nonna Papera scende dalla libreria e sale sul trenino di Casella, che ormai sembra non volersi più muovere. Era partito con tanta enfasi, ma ormai sono troppi, davvero troppi gli stop. Mettiamo su un vagone Nonna Papera, la facciamo risalire sulla nostra libreria, traiamo dal nostro frigorifero il pestello e le pestellate a chi le diamo, a chi non risolve i problemi della sanità. Il pronto soccorso in questi giorni sono stracolmi, al limite di ogni decenza, lasciatecelo dire, tutti protestano, però insomma la sanità sta davvero male. Allora pestellate agli affollamenti nei pronto soccorso genovesi.